toccata dalla raccolta Adolescenza di Franco Mannino, eseguita dallo stesso Franco Mannino al pianoforte. Quella che abbiamo ascoltato era la toccata da Adolescenza eseguita al pianoforte da Franco Mannino, che, come ricordo, è qui nei nostri studi per queste trasmissioni di celebrazione del suo cinquantenario di attività. Restiamo nell'area pianistica, maestro. Io so che lei possiede un prezioso manoscritto. Alfredo Casella le ha lasciato una testimonianza unica, la trascrizione della campanella raccolta a orecchio da Leopold Godoy. In anni già remoti, dice la dedica. Raccolta d'orecchio da Leopold Godowsky. Ecco, lei è uno dei più grandi interpreti listiani del nostro tempo. Ero. È ancora tutt'oggi, diciamo. Oltre ad essere un grande interprete di Prokofiev e di altri autori
contemporanei. Ecco, le sue scelte di repertorio di questi anni, gli orientamenti pianistici, il rapporto con Casella, ne abbiamo già parlato. Ha altri ricordi? Beh, ho dei ricordi incredibili. Il più emozionante di tutto era che quando lui era gravemente ammalato, mi faceva telefonare dalla moglie Yvonne e che mi diceva: Franco, Casella ti chiede se anziché studiare a casa tua, se viene a studiare qui, perché così lui dall'altra può stanza ti sente. Beh, oh, momento, e c'è un altro, anche stupendo. Un giorno mi telefona, era appena finita la guerra, e mi dice: Franco, puoi venire subito da me? Certo, mezzo. Allora corro, vado da lui e dice: senti, ti ho telefonato proprio nello stesso momento che avevo messo la parola fine alla mia missa pro pace. Te la voglio suonare e voglio che tu mi dica cosa ne pensi. Beh, sono cose che riempiono una sì, vita. Sì, senz'altro. Ecco, io direi che potremmo ascoltare allora, proprio per la citazione appena fatta, potremmo ascoltare La campanella di Franz Liszt, di cui lei è un grandissimo interprete. E in questa revisione, La campanella da Paganini, trascritta da Liszt, Busoni, Godowski. Allora, è qualche cosetta mia pure in mezzo. È qualche aggiunta nelle ottave, forse, no? Ascoltiamo allora di Franz Liszt La campanella, eseguita al pianoforte da Franco Mannino. Thank you.
quello che abbiamo ascoltato era questa grande prova di virtuosismo di Mannino pianista. Si trattava, come avete riconosciuto tutti, della Campanella di Franz Liszt, in questa versione che il maestro Mannino ha accennato, rivista da Busoni, da Godowsky e da lui stesso, con delle aggiunte, come avete sentito. Bene, adesso abbandoniamo questo periodo della Seconda Guerra Mondiale, degli anni 40, abbiamo parlato di Casella, e spostiamoci, diciamo, al suo grande exploit sul piano internazionale, cioè all'immediato dopoguerra, alle sue tournée americane e poi altri momenti molto importanti della sua carriera, il suo debutto come autore di teatro, come direttore d'orchestra, e poi parleremo anche del rapporto con Visconti, ma un po' per volta. Ecco, ci parli della sua prima tournée americana e poi delle origini della sua attività di autore di teatro. Beh, la mia prima tournée americana, non voglio parlare del successo, che ringraziando di Dio fu un ottimo successo, ma non voglio soffermarmi in questo, quanto su un fatto che mi sembrava di sognare, in quanto durante la guerra i più grandi geni europei, ebrei, si spostarono tutti in Nord America. Poi, finita la guerra, in genere erano andati a Los Angeles. Erano ritornati a New York per studiare la posizione. Allora, io ebbi modo in quel momento di conoscere quasi tutti i geni, i più grandi geni di questo nostro secolo. Tra l'altro fu determinante l'incontro con Toscanini a New York. Con Toscanini, con Einstein, ma talmente tanti, con Horowitz, ma sia nel campo della musica che nel campo letterario, che nel campo, come ho detto, di Einstein, dei grandi Nobel e così. E certo per me fu un bagaglio incredibile. Un'esperienza determinante, ecco. E poi, appunto, dicevamo, all'inizio degli anni 50, il suo incontro con Visconti, la prima collaborazione importantissima con Visconti per Mario il Mago al Teatro alla Scala nel 53, che fu un successo enorme. Beh, devo dire, infatti abbiamo avuto il premio di Aguilef per il miglior lavoro dato nel mondo nell'anno 56. 50. E naturalmente è con orgoglio che io penso che in quel momento, perché si doveva dare nel 53, poi non sto a dire perché fu spostata al 56, ma fino al 53 Visconti non aveva mai fatto una regia in un teatro d'opera. E non credevano in lui. Io ho le lettere di Ghiringhelli, che a un certo momento mi dice: sì, pur riconoscendo il valore di Visconti, non riteniamo che sia adatto per una scena lirica. Certo, poi Visconti fornirà delle prove esemplari. Visconti ha rivoluzionato e ridato vita al melodramma italiano. Cioè, per quel film, un adagio che esiste in più versioni, noi ascolteremo quello orchestrale, ma lei lo ha strumentato anche per viola e orchestra, se non sbaglio, e poi ce n'è anche un originale per pianoforte. Voglio dire una cosa proprio su questo adagio. Visconti era già paralizzato ed era a casa nostra vicino Sperlonga, e tutti i giorni mi rimproverava perché vedeva che io avevo degli impegni editoriali, dovevo scrivere altra musica, dovevo studiare delle partiture, cose. Dice: a tutto pensi tranne che all'innocente, a tutto pensi tranne che all'innocente. Lui era straordinario quando prendeva di petto le cose. Un bel giorno, di nascosto, senza suonare niente, ho scritto questo adagio. Ecco, perché no? Allora sono andato fuori, lui era in terrazzo, e ho detto: Luchino, ti porto in camera mia. E l'ho trascinato, perché era in carrozzella, da un... L'ho portato nella mia camera, che è molto ampia e dove c'è un pianoforte a coda. Ho detto: adesso stai qua e stai a sentire. Mi sono messo al pianoforte e gli ho suonato l'adagio. Mi ha guardato con una gratitudine immensa. Mi ha detto: era proprio questo che volevo. Ecco, e allora ascoltiamo questo adagio dalle musiche per il film L'Innocente di Franco Mannino e Luchino Visconti. Lo esegue in un'edizione diretta dall'autore. Ascoltiamo.